amore? Ciao, anche sto facendo un video, chiedo... Ah sì? Adesso dobbiamo andare a comprare... Il regalo? Sì, tra un po', non proprio adesso. Dobbiamo andare... Dobbiamo tantissimo perché se lo so sera poi... Esatto. Mi tocco no. Un pochino, però stasera posso uscire da più caldo. Leggero però, okay. Dovevamo andare ieri, ti ricordi, a comprare il regalo? Sì, però che ho avuto ieri, allora... Ah, ho visto su Google, mamma, che piove stasera. Dopo guardiamo. Tanto, no, ho visto io. Ah, piove stasera? Anche stasera? Non stasera, però ieri ha avuto il giorno. No, noi dopo pranzo andiamo subito a comprare il regalino, così evitiamo la pioggia almeno oggi, perché ieri è stata una giornataccia, che siamo stati anche in ospedale per portare a papà una cosa. È vero, siamo bagnati tanto. E ci siamo bagnati. Io avevo l'acqua dentro i piedi. Tu avevi i piedi completamente bagnati. Infatti oggi stamattina sei un po' raffreddata, però vabbè, dai. Allora... Dobbiamo fare l'aerosol, amore. Di nuovo. Va bene, adesso non lo facciamo. Allora niente, ti sei già fatta la doccia, vero? Sei stata bravissima, tu sei troppo brava perché ti fai la doccia da sola. E ci vediamo dopo quando andiamo a comprare il giochino. Ciao! Ok ragazzi, mi sono truccata, adesso devo andare a casa perché devo comprare il regalo per la mia amica. Guardate il mio primo vlog, il video che ho fatto quando mi sono truccata. Mi raccomando. Facci in macchina, amore! Faccio una magia! Vediamo. Allora, devo dire il contrario. Guarda. Ta-da! Cioè, sei riuscita con il pacchetto al contrario ad estrarre un fazzoletto? Ma come fai, Anastasia? Come fai? Tu farai la maga, l'illusionista da grande. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere o in magie. E dove stiamo andando? Mi sono truccata. Ti sei truccata benissimo. Ragazzi, mi raccomando, non perdetevi il video che ha girato da sola Anastasia per la prima volta, il suo primo vlog di come si trucca, ok? Quindi guardatelo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e commentatela. Ani, dove andiamo? Comprare il gioco. Ma prima del gioco cosa compriamo? Chi è che ha i piedini bagnati oggi? Le scarpe. Dobbiamo andare a comprare le scarpe nuove ad Anastasia, perché ieri siamo andati in ospedale dal papà e pioveva di brutto. Guardate oggi invece che sole meraviglioso che c'è, fa un caldo bestiale adesso. E si è bagnata tutti i piedini, poverina. Le scarpe, ho deciso di comprare le scarpe nuove. Ma magari se entriamo in macchina me le posso mettere. Sì, certo, te le puoi mettere, amore. Togliamo subito queste, va bene? Va bene, sì. Ragazzi, consigliateci quali scarpe comprare ad Anastasia. Ci vediamo tra pochissimo nel negozio di scarpe. Ci sono tutti questi, perché dopo c'era anche la mia compagna. Davvero? Sì, uguale, Giulia. Ma tu l'hai portato a scuola questo cerchietto? No. Ah, però io l'hai vista Giulia. Ok, allora amore, siamo arrivati nel negozio di scarpe, adesso scegliamo le scarpe per te, va bene, veloce? Guarda che belle queste scarpe, ti piacciono? Belle. Vero che sono belline? Sì, dove sono? Guardiamo se c'è il numero? Sono queste. Proviamo a vedere se c'è il tuo numero? Aspetta, aspetta, guardo io, no, queste sono grandi. Prova a vedere se sono queste. Sono queste? Sì. Sì? E proviamo? Sono anche comode perché hanno lo strappo e non hanno i lacci. Sono bellissime e hanno anche in omaggio i pennarelli. Che belle che sono, vediamo vedere. Stupende, della Rainbow. Ma ci andiamo su via. Eh sì, per forza, dietro di te. Scarpine. E proviamo subito quella con i pennarelli. Non è meglio se proviamo l'altra? No, proviamo tutte. Dai, le proviamo tutte e due, infatti. Con calma, amore, calma. Respira. Il cerchietto a cosa serve se hai i capelli davanti agli occhi? Come ti va? Aspetta amore, aspetta, dobbiamo tirare qui dentro? Ok, chiudi, fallo passare da qui se riesci. Se tu non mangi, tu non cresci. Questo è il 28, hai 6 anni e non porti neanche il 28 ancora. Provi a queste delle Nana Surprise che è un 27. Me le compri le Nana Surprise? Se ti vanno te le compro, se non ti vanno non posso comprare. No, io dico queste, le no. Belle, sì, certo, adesso ti compro le Nana. Ma non ho rosso uno. Ma non te le compro, non hai capito che non siamo qua. Tra un mese è il tuo compleanno, mi fai una bella lista di ciò che ti piacerebbe ricevere e vediamo cosa arriva. Guarda che belle queste qua. Queste sono ancora più belle delle altre. Io sedere. Rose e nere, bellissimo colore. Peccato che c'era uno sgabello per sedersi e tu ti siedi per terra. La borsa. C'è la togliamo tutto. La borsa. Speriamo che queste ti vadano. Le Comunque se sono piccole c'è anche il numero più grande. Queste si vanno piccole? Prova a camminare, dai. Poi li provi tutti e due. Dove sei? Come va?
Poi adesso stiamo provando queste qua dell'unicorno che a me non mi piacciono, a te sì. Ed è sono dello stesso numero di quelle della Nana Surprise, che invece a me piacevano tantissimo. E quindi non è possibile che quelle non ti andassero. Ok, Ani? Perché il piede non può andare indietro, può solo crescere. No, non fare con le facce. Quando devo comprare le scarpe a te e a tua sorella divento pazza. Vediamo se queste ti vanno bene. Vediamo se queste vanno bene. Prova di qua. Vanno bene. Oh, finalmente. Bellissime oltretutto, vero Rosa? Della Nike. Vuoi cambiare le scarpine? Sì. Prima di andare al Toys? Ok, cambio scarpe avvenuto. Adesso andiamo al Toys. Tira indietro questi capelli col cerchietto, per favore. Hai un cerchietto, appositamente. Allora, amore, hai un'idea, a parte i pattini, che magari gliele ha regalati la sua mamma, di dove poter andare subito a guardare? O no? No, vero? Quindi guarda i palloncini. Facciamo un bel giro? Guarda i palloncini. Che belli. Non c'erano. Cosa? Non c'erano i palloncini. No, magari no. Qui c'è il Joyce. Ah, guarda, hanno cambiato la maschera. Non c'era questa l'altra volta, ce n'era un altro, ti ricordi? Che bello. Anastasia e i suoi amici. Questa coppia ti piace veramente tanto, eh? Dai, andiamo a scegliere il regalo per Sofì. Ragno. Dai. Una piscina con i pallini. No, amore. Io la voglio. Ma amore, andiamo a cercare. Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Io voglio per noi. Cosa stai facendo? Vuoi prenderle una bambola? Ma non queste bambole. Una Barbie magari, un qualcosa di più grande. Un elefante. Ma che bel sederone, come il tuo, amore. 9 anni come Vanessa. Ani, secondo me qui non siamo nel posto giusto, eh. Dovevamo andare da un'altra... Girati, non guardare le caramelle, che a lei non interessano le caramelle. Ani, non a me sì, non siamo qui per te. Dai. Ani. Questo qua è quello che abbiamo a casa. Esatto, lo usi? Sì. Quante volte lo usi? Per giocare alla maestra. Questo invece? Ma dai, ma secondo questo te? Questo? Possiamo regalarle un libro da colorare, ma... Andiamo a vedere i giochini, dai! Okay. Questo qui ha dei magneti, te lo ricordi che ce l'avevamo anche noi? Avevamo costruito quel negozio di moda. Sì, ascoltami, Anastasia, noi siamo qui per scegliere il regalo alla tua compagna, non per te. Se no, torno in macchina e vado a casa, ok? Vuoi prenderle un giochino in scatola? No. No? E allora sei nel posto sbagliato. Si cammina, ma non si trova nulla. Vero amo? Dai, dai, che adesso entriamo nel reparto dove ci sono le Barbie. Qua è per maschi. Ecco. Oh, finalmente. Finalmente. No, ma le ciabatte no. Anche una valigetta con i trucchi. Ce ne sono tante. Magari piace come li prendiamo. Questa qui è bella. Vediamo. Però mi sembrano un po' trucchi finti, questi, Ani. Vuoi prenderle questo? Eh? Qua ci sono tanti trucchi, però non so, a me non ispirano, ti dico la verità. Mi sembrano proprio finti. Io piuttosto sceglierei una bella Barbie. Io le vorrei... Aspetta, non sono andato in casa. Non ho capito. Fatto un altro in casa. Perché? Ma... Cosa mi devi proporre? Cosa? Non ho capito. Non mi piacciono le Barbie. Anastasia, ti ho già detto che non siamo qua per te, ma siamo qui per fare il regalo alla tua compagna. Ho capito che ti piacciono le Barbie, ma io ti ho già detto che tra poco sarà il tuo compleanno e tu mi dirai che cosa vorrai e io te lo comprerò, ma non oggi. Non oggi. Cosa le vuoi di Natale? Chi, tu? La cassa, il registratore di cassa? Ma se ne abbiamo già uno a casa. Ma per la Sofia, amore? Magari ma lei la vuole. Io le avrei preso il vestito per Halloween. Secondo me era un bel regalo. Le Nana Surprise. Sì che sono le Nana Surprise. Ma papà, sono. Ma per chi? Surprise. Per te. Ancora. Ani, smettila!
Sì, ho capito, ma il giorno del tuo compleanno arriveranno i regalini. Oggi non è il giorno. Guarda Anastasia, che io se continui così vado a casa perché mi sto stufando. Mi sto stufando, ti dico la verità, Sapete che cosa mi ha detto? Che lei non gli compra niente perché vuole tutto lei. Potete scrivere nei commenti che il suo compleanno sarà fra un mese e tra un mese riceverà i regali che desidera e che oggi siamo qui per comprare il regalino alle sue amiche. Ani, guarda, questo è un bellissimo regalo. Sì, sì. Sì, amore. Mi piace questo. Vuoi prendere le bolle di sapone? Quelle da mettere nella vasca da bagno? Ci deve essere una cosa che mi ha regalato. Chi te l'ha detto? Chi? Non ho portato a scuola. Ah, gliel'hanno regalato a scuola? Uh-huh. Ok, allora prendiamo questo. Brava, mi piace. Oh, finalmente abbiamo trovato il regalo per la tua compagna. Ok? Guarda, sono proprio contenta che abbiamo trovato il regalo ed è anche un regalo che mi piace molto, vero? Noi le usiamo spesso queste bombe per il bagno, vero? Sono belle, profumate, super frizzanti. Adesso manca soltanto il biglietto per gli auguri, andiamo a prenderlo e poi andiamo a casa e le prepariamo il pacchetto. D'accordo, amore? D'accordo? Io ne mangio uno solo. Va bene, amore mio. Hai tanta fame, amore? Adesso andiamo a prendere il bigliettino per la Sophie. Mm-hmm. E ne mangiamo uno di biscottino? Sì. Amore, sei arrabbiata? O hai solo fame? Ho fame. Ok, amore, siamo tornate a casa e siamo pronte per fare il pacchetto alla tua compagna, ok? Sì, allora, iniziamo? Cominciamo ad aprire... Ok, questa carta. No. Amore. Stop. Ti aiuto io. Ok, pacchetto finito. E voilà, eccolo qui. E adesso scriviamo il bigliettino. Pronta per scrivere il tuo biglietto. Parti da qua. Tanti. Facciamo una cosa, questo video finisce qua, amore, ok? Così tra poco ci prepariamo e usciamo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollicione. Ciao!